Facciamo una digressione aracnide. Che se ne dica, gli opilioni, i papà gambalunga o come li chiamate nel vostro dialetto, non sono dei ragni, ma sono un ordine diverso ma ovviamente affine. La prima differenza è quella più facile da vedere, riguarda il loro corpo. Loro sono composti da un'unica parte, mentre i ragni da due. La seconda riguarda la tela. Loro non fanno la tela perché non sono dotati delle ghiandole serigene. E non sono nemmeno dotati di veleno. La terza, quella un po' più difficile da riscontrare, riguarda i loro occhi. Loro hanno due se non nessun occhio, diversamente dai ragni che ne hanno 8 o 6.